posizioni ma più dentro, ma va più dentro, forza è dritto, dopo ti gira daranno la vita per il dono di Gesù. Tutti moriranno martiri, perché avete ascoltato nella lettura di oggi. Questa è la vita che non ci stanno fatti, che triste vecchiaia di brutto destino, tutta giornata carica di mia madre, divina, cammina, sarga cammina, ah. E questa donna è riuscita a far fortificare. Tutte però le volte che ci incontriamo per salutare la nostra sorella, il pensiero va anche a noi stessi, perché anche noi ogni giorno ci ritroviamo faccia a faccia col nostro Dio. Mi hai desideroso di restituire tutto l'amore di cui mi hai rubato, ma te voglio presentare. Mamma era un'immagine di tutto questo, e sono ricordata il suo più grande amore. E per noi, dopo, mamma è stata il suo più grande amore. Mia madre era Totò. Totò era mia madre amava Totò più di tutti. Mio nonno amava mia madre più di tutti. Il motto di mamma, aiuto e amore, è quello che ha fatto tutta la vita. Quando se n'è andata non se n'è accorta, ma cosa c'è di più bello? Di morire senza accorgersene. E quello è stato, e se lo merita. Liliana l'ho sempre ritenuta una mia parente, perché io mi sono sempre ritenuto un po' parente di Totò, perché se non fosse nato Totò non sarei nato neanche io come attore, perché da bambino sono stato preso dalla sua magia e ho continuato a fare il mestiere che faccio ancora. E devo dire grazie a Totò, forse se non avessi visto Totò un giorno non avrei mai pensato di fare l'attore come lo sto facendo. È una grande donna che ho avuto la fortuna di conoscere, e seconda cosa perché bisogna sbloccare la vergogna del museo di Totò. Da quasi 25 anni la regione Campania ha dato incomodato d'uso al comune di Napoli un palazzo per realizzare questo museo, non è stato fatto ancora. Mi dispiace che la signora Liliana sia andata via senza aver realizzato una cosa a cui ha partecipato con grande entusiasmo, una vergogna tipicamente burocratica e cialtronesca di chi amministra male. Deve fare.